Fin da bambino ho sempre voluto costruire una mia casa sull'albero. E nel video della zipline ho chiesto 80.000 like e 10.000 commenti per costruirne una. Avete quasi raddoppiato il traguardo sia dei like che dei commenti. E quindi oggi iniziamo questo fantastico progetto. La prima cosa che ho fatto è stata cercare l'albero principale sul quale iniziare la costruzione. E negli oltre 4.000 metri di terreno che ho comprato ho trovato un totale di 43 alberi. Voi direte: minchia, buono! Raga, non ho neanche iniziato il progetto e c'era già il primo problema. Purtroppo nessuno di questi è abbastanza grosso da sostenere una casa di legno. Quando penso ad una casa sull'albero, mi immagino una pianta con tanti rami, con una bella capanna in legno proprio sopra. Ma dato che questa pianta così grossa non ce l'ho, devo trovare un'altra soluzione. La soluzione più facile è quella di individuare più alberi sul quale appoggiare la casetta. E dato che la zona della zipline è quella più densa di fusti, direi che possiamo costruirla proprio sopra qua. Partiamo. Tre alberi dovrebbero bastare. Uno, due, e questo qua è il terzo. Guardate che bella che è, raga. Questa qua è la proiezione della casa sull'albero che ci sarà a circa 3 metri di altezza. Già mi piace, raga, già mi piace. Adesso io non vorrei dire, ma a pochi metri dalla futura casetta sull'albero c'è la torretta della zipline. Invece proprio qua sotto, dove ci sono tutti quei rami lì, farò il mega bunker. Ora io vi dico, se usate un po' di immaginazione, capite il perché ho messo la casetta proprio tra queste due attrazioni. Se ti viene in mente qualcosa, commenta. Il giorno successivo, dopo aver progettato la struttura nei minimi dettagli, ho preso il furgone e mi sono diretto al brico. Ho caricato tre assi da ponte e cinque travi in legno lamellare. Chiaramente a casa mi ero fatto lo schemino, quello preciso preciso, perché non è che vengo qua con la casetta banale che ho disegnato prima, eh. Grazie mille, ciao, buona giornata, ciao. E dopo un bel viaggio di ritorno ho scaricato il materiale al terreno. Il tutto per la modica cifra di 374 euro. E raga, siamo solo al primo viaggio. Ma per fortuna che il video è sponsorizzato da Buddybank. Dopo ne parliamo bene. Adesso raga, per iniziare la struttura vera e propria ho bisogno anche tre pilastri. E ho deciso di recuperarli dalla vecchia struttura dello Squid Game. Siamo, raga, possiamo iniziare effettivamente con la costruzione. Ho messo su anche una felpina perché sta iniziando a far freddo. Cioè, raga, sta già iniziando a prendere forma, guarda lì. Guarda lì che bella questa casetta. Che bella trapanata che gli ho dato, eh. Mamma mia. Come avete visto, ho fatto due buchi alla trave da ponteggio che la metterò in costa perché tiene molto di più. Adesso la alzo praticamente dove c'è quel ramoscello qui e li picchio dentro metà di questa vite, metà perché non voglio rompere le palle all'albero. Tanto poi sotto metterò comunque i pilastri. Avvitata la prima vite, alzerò anche l'altro lato, lo porto su, lo metto in bolla e attaccherò una vite anche di là. Una volta che è tutto perfetto, avvito tutto. Manca però la scala. Dov'è la scala? Bene, allora questa qua la leviamo dalle palle. Cioè, mi stai dicendo che è stata qua tutti questi mesi? È stata veramente dura mettere la prima trave, perché lavorando da solo si fa una fatica boia. Ma come diceva mio nonno, a journey of 1000 miles begins always with the first step. Un viaggio lungo 1000 miglia inizia sempre con il primo gradino. In realtà è un proverbio cinese e mio nonno ovviamente non sapeva l'inglese. Ma vabbè, sti cazzi, continuiamo! Fermi, 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 abbassiamo la musica un attimo. C'è un piccolo problemino. Vedete sopra lì? Sopra lì c'è un sovraffollamento di rami. Mamma mia, che cancellino che abbiamo qua! Madonna, guarda là che cancellino! Cioè, guarda, non ti sembra già quasi una casetta sull'albero? Pazzesco, raga! Pazzesco!
Allora signori, tecnicamente la parte più difficile l'abbiamo fatta. In questo momento io dovrei prendere questi legni qua, metterli sopra e iniziare a fare tutti i travetti in orizzontale. Ma non lo farò perché ogni trave è stata collegata con solamente due viti. E qui entrano quindi in gioco le travi che abbiamo tirato via prima dal ponte di Squid Game. E adesso vi faccio vedere come le utilizzeremo. Come prima cosa prendi la trave e la porti vicino. Poi con piccone badile fai un bel buco, inserisci dentro la trave, con il bidone della benzina sali in quota, fai un segno su dove devi tagliarla, la tagli e la rimetti su. Tutto d'un tratto hai un pilastro che sostiene le due travi. Questa cosa qua del palo non la farò su tutti e tre gli alberi, perché vicino all'entrata della zipline ci sarà anche l'entrata della casetta sull'albero. Però dato che non c'ho voglia di fare tutto questo lavoro qui con questa scala qua di ferro che pesa una tonnellata, vado prima a comprare una scala nuova perché mi sto spaccando la schiena. Grazie mille. Ciao. Un altro bel viaggetto al brico. Stavolta abbiamo buttato, in realtà mi serviva, 170 euro. La cosa bella raga è che stavolta non ho usato i soldi miei, ma i soldi del bonus di Buddybank. Cioè tecnicamente sarebbero soldi miei, però presi grazie ad un bonus. In pratica, se aprite un conto con il codice Molteni25 entro il 31 ottobre e fate una transazione da almeno 5 euro, vi arrivano 25 euro di bonus. Così pam. Questa qua devo metterla così, in modo tale che con il pennarello segno e taglio. Adesso voi direte: sì, ma Miki, la scala l'hai pagato 170 euro, cosa me ne faccio di 25 di bonus? No, è proprio lì che arriva il bello raga. Oltre a ricevere 25 euro di bonus, vi arriverà anche un codice a voi, e se quel codice lì lo condividete con i vostri amici e fate aprire un conto anche a loro, potete arrivare fino a 200 euro di bonus semplicemente condividendo un codice. Pazzesco. Chiaramente prima dovete mettere il mio. Ora tagliamo. Cioè raga, ma che tagliatore professionale sono! Bellissimo! Comunque raga, per condizioni e limiti di partecipazione trovi tutte le istruzioni nel link sotto in descrizione. Fino a 200 euro di bonus. Cioè io ho comprato una scala. Ho comprato una cazzo di scala in alluminio. Continuo perché sennò guarda Ecco fatto raga. Madonna che bel lavoretto che sta venendo fuori. Direi che per oggi può bastare. Ci vediamo domani. Giorno 3, dopo essermi accertato che la struttura fosse ancora su, ho avvicinato tutti i legni per iniziare finalmente il pavimento. Raga, oggi sono particolarmente contento perché con tutti quei legni lì iniziamo effettivamente a creare il piano. Sarà una bomba, raga. Sarà una cavolo di bomba. Sto già vedendo i soldi che guadagno mettendola su Airbnb, raga. Din 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 din. E tu pensa che se arriviamo a 150.000 like magari farò anche il secondo piano, così a caso. Allora, dato che a casa mia, ma penso anche a casa vostra, il tempo è denaro, anziché andare su, segnare col pennarello, buttar giù la trave, tagliarla, riportarla su, le ho messe tutte in fila. Adesso da sotto le avvito con le piastrine, le fisso bene e poi da questa parte qua, vram, taglio tutto con la motosega. Vram, proprio come una fottuta catena di montaggio. Vram. E perché sto andando di qua? Perché da questa parte recupero gli angolari del ponte di Squid Game. Il riciclo continua. Vram. Guardate che bel lavoro raga. A parte questa qua che spunta un po' fuori, ma da sopra si vede, no? E allora che minchia ce n'è avuto. L'importante è che tiene. La villettina è quasi pronta raga. Guardate che bello. Con i pezzi di scarto sono riuscito a fare anche l'ultimo angolo qui. Là invece mi manca l'ultima trave che andrò a prendere adesso. E già che ci sono, prendo anche i pannelli per fare il pavimento. Ci vediamo tra 3, 2, 1. Eccoci qua, sono appena arrivato col furgone. Legnetti per fare i pioli della scala che va su. Ultima trave che mancava. E questo qua è il pavimento. Questa volta raga ho speso in totale 236 più 75. Sta iniziando ad essere costosa la nostra casettina sull'albero, eh? Mannaggia a te, guarda. Ci siamo signori, tutti i travetti sono stati messi. Iniziamo con i pioli della scala. Ma che sole c'è raga? Ma che cazzo è? Rimi? E anche la scaletta l'ho ultimata. È andato via anche il sole di Rimini. Sono già le 7:30 di sera. Continuiamo domani.
Eccoci qui, signori. Oggi è il momento della verità. Finalmente cammineremo sopra la struttura. Ok, raga, siamo arrivati a questo punto. Ora, per chiudere questo buco qua, ho pensato di mettere due travetti. Così delimitiamo bene la botola della scala. Mamma mia, che bella botola che ho fatto. Ora, pavimento. Micheli, ma che bel soppacchi. Ora il pezzo più difficile, l'ultimo pannello. Il pannello 3 è il più difficile perché devo ritagliare fuori sia la scala che la botola. In più sono vicino all'angolo, c'è anche l'albero che rompe le palle. Quindi ci sarà da bestemmiare un po'. E finalmente, dopo tagli e taglietti, pezzi e pezzetti, ho completato il pavimento calpestabile. Guardate che figata, raga. La cosa brutta, raga, è che la parte facile è finita. Adesso inizia il casino. Pareti e tetto. La prima cosa che ho fatto è stata creare un perimetro con degli stelli 4x4. Poi, dopo un'attenta misura di me stesso, ho ricavato 8 pilastri sempre dalla struttura di Squid Game. Allora, raga, come vedete, se non si vede dal video ve lo dico io, i paletti da questa parte qui sono alti 175 cm. Da quella parte qui invece c'è un paletto alto 190. Tutto perché voglio fare il tetto in pendenza. Poi scoprirete il perché voglio raccogliere l'acqua. Lasciate perdere, va. Comunque adesso facciamo il contorno sopra. Guarda, tutto bello collegato. E tu pensi che sia finito, eh? Adesso devo fare il collegamento anche in mezzo. Porca tra... Come potete vedere, questa qua è la struttura base che dovrebbe tenere le pareti. Non posso ancora rinforzare l'interno di questi rettangoloni perché sennò gli abbellimenti finali come faccio a farli entrare, raga? Perché dalla botola non ci passa. Quindi i rinforzi finali li faremo dopo. Adesso però mettiamo la prima parete. I pannelli per le pareti me li sono fatti portare direttamente al terreno perché mi ero rotto le palle di andare tutti i giorni avanti e indietro dal brico. Comunque i pannelli sono questi qui in OSB, Oriented Strand Board. E non me l'ha detto mio nonno. Per la battuta di prima, mio nonno che non sa l'inglese, proverbio cinese. No, andiamo avanti, dai. L'idea adesso è di mettere la parete fuori dalla struttura. È per quello che ho lasciato questo bordino qui, raga. Perché così il pannello lo appoggio qua. Sembra scemo il Miguelino, invece... Quindi come prima cosa tagliamola sopra qua per avere un po' di peso in meno. Raga, la difficoltà vera di questo progetto non è tanto la realizzazione, ma la costruzione tutto da solo. Cioè, voi siete lì sul divano a guardare, io invece mi sto ammazzando. Anche perché, raga, a differenza del mini bunker, io non devo calare il materiale in un buco. Qua io devo prendere le cose, alzarle di peso e sono da solo. Quindi un po' non sbatti, raga. Però guardate che figata sta venendo. Cioè, guarda che bella, raga, guarda. Avete capito quanto è complesso quello che sto costruendo? Iscrivetevi per vedere la seconda parte. Ciao. Madonna mia, raga. Madonna.